Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Alberto, buonasera Marcello, buonasera Ugo e buonasera a tutti i partecipanti. Sono Fabio Ballor di Webinar Pro e siamo questa sera molto molto felici e anche orgogliosi di presentare Alberto Pian e il suo Helmut Bowl. Buonasera Alberto. Ciao a tutti. Ciao Insieme ad Alberto ci sono anche Marcello Cafiera e Ugo Falace che coadiuveranno Alberto per la traduzione, in maniera tale da far andare il filmato anche in italiano, in inglese con i sottotitoli sul filmato, ma anche faremo sulla doppia lingua anche tutte le attività che ci saranno durante e dopo il filmato. Buonasera Marcello, buonasera Ugo. a tutti. Buonasera. Ciao. Welcome to everybody. Before watching the film, now we are here to introduce Alberto Pian and understand something about the movie and about himself. Okay? Ok, presentiamo brevemente Alberto Pian, per chi non dovesse conoscerlo, ma come ho detto prima, Alberto è molto noto nell'ambito delle tecnologie didattiche. Alberto è un insegnante, progettista didattico, instructional designer e adesso anche filmmaker, Alberto facendo. Piani is a teacher, a filmmaker and an instructional designer. Allora, come si svilupperà un po' questa serata? Intanto aspettiamo ancora qualche altro minuto che arrivino tutti i nostri partecipanti. Abbiamo avuto un numero molto molto alto di iscritti e di questo siamo felici e orgogliosi anche per Alberto. Quindi aspettiamo qualche altro minuto. Nel frattempo vi anticipo alcune modalità di interazione. Voi avete un box dove poter inserire delle domande, quindi potete anche scrivere le domande che faremo in coda dopo la visualizzazione del film. So, if you want to interact during the film or after the film, you can use the box on your right side to write your questions. Ok, dopo la visualizzazione del film avremo anche la possibilità per chi volesse di intervenire via voce, quindi poter anche intervenire facendo una domanda direttamente live col microfono ad Alberto, poi diremo le modalità. Intanto una nota, sugli iscritti a questo evento hanno superato le 500 persone. Quindi abbiamo più di 500 persone iscritte per la visualizzazione del film. There are more than 500 people who subscribe to view the film, so it is a success. After the film, if you want to interact with us and discuss about the film, you can do it live. Questo perché il video verrà trasmesso da una piattaforma di streaming che si chiama Vimeo per garantire la massima qualità possibile. Il film dura circa 20 minuti, dopo torneremo in quest'aula. Okay, to watch the film, there will be a link in the chat area. You have to click on that link because we're using a platform, a web platform, Vimeo, to guarantee the best solution for the video. And the film will last 20 minutes. Quindi metteremo il link, clicco sul link, visualizzazione del film 20 minuti, dopo si torna in piattaforma. Chi dovesse perdere la visualizzazione della piattaforma, perché magari nel frattempo ha chiuso il plugin, eccetera, potrà semplicemente accedere nuovamente dal link che ha ricevuto via email. Okay, when you start watching the film from the link in the chat area, when the film will finish and you lose your connection, you can go back to your email and use the same link for the platform for the discussion, so you can get your connection there.
Allora, voglio approfittarne per salutare tutti i presenti e tante persone che da questo momento stanno entrando nella piattaforma per poter vedere il film. I would like to welcome everybody who's starting entering the platform to see the movie. Abbiamo avuto 500 iscrizioni e siamo contenti di questo. Ci sono persone che vengono dall'Italia e da tanti altri paesi. We got more than 500 subscription. So we're very delighted about this. There are people from Italy and from all over the world. Questa storia credo che sarà interessante come storia. La potrete seguire in lingua italiana e con i sottotitoli in lingua inglese. I think this story will be very interesting, and you can follow the story by watching the video and using the subtitles in English. Ma non vedo l'ora di potervi raccontare com'è nata questa storia, come è stata costruita, perché vedrete che ci saranno delle sorprese. I look forward to explaining how this story was built, how it was born, because there will be a surprise. Intanto, il personaggio, il protagonista di questa storia, che si chiama Helmut Bull, ha intrapreso in questo mese una serie di azioni. The main character of the story, whose name is Helmut Bold, has started many experience. Per esempio, ha pubblicato all'interno di Twitter, decine di foto che si richiamano a ricordi della sua vita. Well, he published on Twitter lots of pictures about his life. E poi ha pubblicato un blog e all'interno di questo blog invece ha trattato di alcuni suoi importanti ricordi. Then he published a blog on the web where he talked about his memories. E infine, oltre a Twitter, oltre a Instagram, sono stati pubblicati oggi una collezione unica di sei manifesti del film Helmut Bull che potete scaricare e collezionare. Apart from Instagram, Facebook, and a blog, today we have published a set of manifests that you can download and collect. E poi, oggi, dopo la visione del film, Helmut Bull sparirà. As soon as the film will finished, Helmut will disappear. Infatti, il film si potrà vedere solo oggi in diretta. The only occasion to see the film is today, just today. Poi succederanno altre cose delle quali sarete poi informati in seguito, ma questa è un'altra storia. Then other things will happen, different things, but it is a different story. Bene, adesso se il nostro ospite organizzatore Fabio Ballo di Webinar Pro, che ci ha messo a disposizione la piattaforma, ci dà il via, penso che possiamo cominciare pubblicando il link attraverso il quale potete vedere il film. Okay, now I think it's time to start watching the film. So we will give you the link in the chat area where you can click and watch the film. Allora, Marcello, ci sei? Mi senti? Sì, Alberto. Bene. Allora, ciao a tutti, grazie di aver visto il film e di essere ritornati.
thanks to everybody. Welcome back. I'm very delighted to be here with you. Prima di rispondere a qualche vostra domanda che voi potete scrivere, credo che possiate anche prendere la parola in certi casi, Fabio poi vedrà questo, vorrei dire due parole su questo film. Before starting the discussion, I would like to say a few things about this film. Allora, prima di tutto, cioè questo film ha una storia e mi piacerebbe sapere che cosa voi pensate della storia che viene raccontata in questo film e di Helmut Bull. First of all, the film has a story, a very important story, and I would like to know what do you think about the story of Helmut Bull. E poi, in secondo luogo, vi vorrei spiegare come è nato questo film e naturalmente vi voglio anche dire che il personaggio di Helmut Bull è completamente inventato. Then I'm going to explain how this film was constructed, how it was built, and I would like to explain that Helmut Bull is not a real character. Anche se la storia potrebbe essere plausibile, ovviamente. Although the story should be real. Bene, allora io adesso vorrei così ricevere da voi alcune impressioni proprio sulla storia, per poterne parlare un momento e poi raccontarvi come è nato questo film. Roberto, tu riesci a guardare... Scusate. If you want to give some impression about the film before I start talking about it... Sì, allora quella del destino, rispondo a quella del destino. Se la poni in inglese la rispondo. Ok. Laura asks a question. We cannot change the course of our lives. Is it true and do you agree with it, Alberto? Allora, prima di tutto, quello che io ho posto in questo racconto non è strettamente la mia opinione, ma è una condizione personale e storica che potrebbe accadere. So this is not a personal opinion about the story. It should be only something that could happen in a real world. Io in generale penso che si debba combattere per cambiare la storia e migliorare la propria vita. In general, I can say that I think we should fight to change our lives and history. Però ci sono delle, a volte capita, delle condizioni storiche particolari che non è possibile modificare. But sometimes there are historical events that we cannot change. Io mi sono chiesto che scelte avrebbe potuto fare un bambino come Helmut Bull, i cui genitori sono stati uccisi nel 1945 dai nazisti, e è stato salvato da un ufficiale dell'esercito sovietico, addestrato dallo Stasi. I asked myself, what kind of decision should a character like Helmut Bull, whose parents were shooted, what kind of decision should have it made? Addestrato quindi dalle persone che l'hanno salvato, quindi dallo Stato sovietico e dallo Stato dittatoriale della Germania dell'Est. He was enrolled by the people who saved him, by the East Germany
government and the USSR. Una persona che aveva dei sentimenti, ma che evidentemente non ha potuto esprimerli, perché fino a tarda età non ha avuto l'occasione giusta. Probably Hamilton had some feeling to share, but he was unable to do it in his childhood. Però io credo nella forza dei sentimenti. But I believe, I strongly believe in the strength of feelings. E quindi nel momento in cui lui li riscopre, i sentimenti di amore che sono stati soffocati a causa della sua vicenda personale, quando scopre questo. And as soon as Hamlet discover the feelings he couldn't feel during his childhood, capisce anche tante cose da un punto di vista storico, della sua collocazione nella storia. Però è il 9 novembre 89, crolla il muro di Berlino e certamente un funzionario della Stasi può il 9 novembre dichiarare di essere dalla parte dei manifestanti? Questa è la questione che io ho posto. Well, his feeling, when he was able to feel, probably he was able to realize some important historical events, like the event of the 9th of November 1989, when there was the fall of the wall in Berlin. So he asked himself how he could realize and understand this event, this historical event. E dunque, a questo punto, lui esprime, come dire, lui è contento dell'ultimo anno che ha trascorso e non importa come sia finito e di chi siano le responsabilità della sua fine. So the last year of his life he felt happy because he didn't want to know and understand who was responsible for all these historical events, all these crimes and bad things. Lui è stato Helmut Bull in quell'anno, è stato sicuramente l'anno più importante della sua vita perché è stato quello che lui, in fin dei conti, non sapeva di essere, è stato Helmut Bull. Poi il giudizio naturalmente va agli spettatori, io mi fermo qui, ho descritto qualche cosa che potrebbe essere plausibile. Poi sta a voi giudicare se è un personaggio positivo, negativo, se avrebbe potuto fare qualche cosa di diverso, come vi sareste comportati voi al posto di Helmut Bull. La questione è aperta. Only the last year of his life was for Helmut the year where, when he felt really who he was. Helmut is not a positive or a negative character. If there is an ethical value in this story, and even if what I'm writing is generally acceptable, the viewer, the audience, will be the judge. I've only told a story. Bene, Alberto. Vedo qui, ecco, questo è quello che... Alberto. Che penso, scusa, non vi ho ancora raccontato come è stato creato il film, ma ve lo dico tra 5 minuti. Sentiamo altre questioni, sì? Fabio. Allora, le domande sono proprio tante e mi è complicatissimo fare una selezione, però una te la voglio, anzi due te le voglio passare. Una di Cosimo che dice, mi interessa molto di più che la tematica dell'amore quella della verità. Tu credi nella verità con la V maiuscola? Ti dico, rispondi, vai, poi ti dico un'altra. Ma io certe volte traduci la domanda, sì, scusa. The name, qual è il nome del di chi sfida?
Cosimo says, I'm not interested in love feeling, but I'm interested in truth. What do you think about truth? E dunque, io diciamo che certe volte credo che la verità esista. Sometimes I think truth is something real. Altre volte è molto difficile da stabilire. Sometimes it's very difficult to, you know, to realize and to understand what is real and what is not. Però credo molto nella coerenza delle scelte personali, questo sì, nel valore della dignità umana e nei valori dell'uomo e quindi nel fatto che un uomo debba agire secondo dei valori e quindi in modo coerente, questo sì. But I believe that we are responsible for our acts and we have to act as consciously as possible and we have to accept the results and drawing benefits from them. Di più, io penso che i valori umani siano superiori a qualsiasi altra cosa, per cui il soggetto umano deve anche sapersi sacrificare per i valori e rimettere in causa anche la sua vita per i valori. Questo sì, questo per me è un valore. Non so se è una verità, però è una cosa nella quale credo. I strongly believe that human beings should sacrifice themselves for values. Values are the most important thing in life. Ok, Alberto. Una domanda che in realtà è trasversale. Prendo spunto da quello che scrive Cristiana, che dice: il film è una grande testimonianza e merita di essere divulgato, una grande opportunità didattica. A questo leggo un'altra domanda che molti si chiedono: e perché non si può rivedere? Somebody asks why it is not possible to see the film again, to watch the film again. And it is a very important instructional resource. Sì, allora il film è un'importante risorsa didattica, sono d'accordo, pedagogica anche, penso che insegni qualcosa. Penso che insegni qualcosa di diverso a ciascuno, cioè ognuno trarrà i suoi insegnamenti sicuramente. I'm sure that it is a very important pedagogical resource because it helps everybody to understand something in a different way. E, perché non si può rivedere il film? Perché fa parte della creazione della suspense e dell'attesa nei confronti di questa storia. Because it is only a part of a story of a more something which is more complex than the story in itself, than the movie. So it is only a short of something more complex. È una storia importante per me. E non voglio che venga dispersa nel mare della comunicazione mediatica attuale, per cui la tolgo. It is very important for me the story, so I don't want it to, you know, to be deprived by the communication means. So that's the only reason why I want to stop watching the film again. Però ci saranno delle conseguenze poi in seguito, ne riparleremo a settembre. Consequences in the future. Alberto, allora, mentre ci dici, perché siamo rimasti in sospeso di questo punto, l'aspetto di costruzione del film, io ho abilitato lo strumento alzata di mano, ho trovato un altro pulsante, per cui chi volesse potrà cliccare sul pulsante e poi daremo la parola a qualcuno dei partecipanti. Ok. Allora, come è costruito questo film? Allora, questo film è stato costruito nel modo esattamente contrario con il quale si costruisce una storia.
Well, the movie was constructed exactly with in a different way of the way you used to construct a story, the opposite way. Di solito una storia si prima si pensa una storia, poi si costruisce una narrazione e una sceneggiatura. Well, normally, if you want to construct, if you want to create a story, first of all you think about it, then you construct it, and then you edit it. Poi si stabilisce un piano di riprese e si organizza, naturalmente, si organizzano le riprese, poi il montaggio e poi il film viene prodotto. Then you put everything together, you edit the film, and then the movie is ready for the production. Questo nella storia del cinema rispondeva anche a una questione molto importante, questo tipo di organizzazione. In the history of filmmaker, this was a structure, the norm, the standard structure. Perché permetteva di contenere i costi di produzione, in particolare i costi della pellicola e di eventuale ripetizione di scene e quindi anche di location. The reason why it was the standard structure was the fact that it was able to reduce the costs of the film and to make it more cheaper. Oggi abbiamo a disposizione invece una tecnologia digitale che ha abbassato moltissimo, in modo straordinario, i costi di produzione cinematografica e ha messo questa opportunità nelle mani di tutti. Today we have a great opportunity because thanks to the digital tools, everybody can do a film or can construct a story or edit it without without money, without spending any money. Allora ho pensato di fare una prova. So I decided to do an experiment. Dovevo fare un viaggio attraverso la Germania, l'Olanda e il Belgio. I was about to do a trip to Germany, Holland and Belgium. Ho preso con me in prestito un'ottima videocamera professionale Canon. Well, I took a semi-professional camera and I brought it with me. E ho detto, riprendo quello che mi colpisce. And I said to myself, okay, I'm going to shoot what really affected me. E la storia la creo dopo, in base a quello che ho ripreso. And then the story comes later, as soon as I collect everything that I decided to shoot with my camera. E così ho fatto. Ho ripreso dei piloni eolici, che mi hanno colpito molto, che avete visto nel film, e poi da lì, un po' per volta, sono nate le idee sulla base di quello che ho ripreso effettivamente durante questo viaggio. So I started shooting everything that affected me, like wind turbines in the middle of the huge grasslands, people, shops, offices, buildings, and so on. The story came out a little at a time, and at the end I was wondering what these environments, these places and people had in common. E quindi ho iniziato a montare il film senza scrivere una sceneggiatura. So I started to edit the film without using without prescript or filming schedule.
La narrazione scritta è nata dopo per poter leggere ovviamente la storia, la voce fuori campo, ma dopo però. The storytelling of the movie was at the end of the process, only at the end. E quindi per concludere, a un certo punto avevo una storia in corso che stavo montando e la storia che stavo scrivendo, e le due cose continuavano a mescolarsi, e così è nato questo film. So the story is a mix of a story I was editing and a story I was writing. The mixing of the two things were the components of the story. Questa è la storia di Helmut Bohr. Qualche indicazione tecnica, Alberto, sul software, su quello che hai utilizzato? Beh, ho montato con Final Cut. Ok. Allora, Final Cut was I used to edit the story, the film. Allora, proviamo a far parlare qualcuno. Alzate la mano, Patrizia, vediamo se do l'audio. Nel frattempo anche Jim. Jim Kinney, se vuole alzare la mano. Patrizia? Ma più che altro, più che domande, sono osservazioni. Moltissimi complimenti. Molte grazie. Osservazioni che poi ti leggerai con calma. Molti chiedono che succederà a settembre. Puoi darci qualche anticipazione? Beh, no. What is going to happen in September? No. Si può avvertire la bellezza di un evento a cui non si può partecipare, come avviene per la caduta del muro? È un'affermazione più che una domanda. Sì, sì, sì. Se Marcello vuoi... Sì. So, what about the beauty of an event you can take part in? Sì, la risposta è sì, perché questo è un dramma. È il dramma di Helmut Bull. Helmut Bull vive più drammi. E questo è uno dei drammi che vive Helmut Bull. This is the drama for Helmut Bull. The fact that he isn't able to take part of these historical events, these important historical events. Per esempio, Laura dice: interessante l'idea di farsi ispirare dalle immagini e dagli ambienti per costruire un'idea. Sì, allora, sì, Marcello, se vuoi dirlo, questo è una cosa da dire su questo tema. So, it is very interesting how images are able to inspire the way of constructing a story. Questo risponde a un principio che è noto nella cinematografia, perché è stato scoperto da un cineasta americano russo che si chiamava Kulesov e va sotto il nome di principio di Kulesov. This is very important because in the cinematic language this was discovered by a Russian filmmaker whose name was Kulesov. Nella sostanza, Kulesov ha scoperto che se noi mettiamo due sequenze, due scene in sequenza, una dopo l'altra, e le mostriamo allo spettatore, lo spettatore immagina che queste due sequenze siano collegate da qualche cosa. He discovered, this filmmaker, that if you put two scenes together, the person is going to view the scenes. He believes that the two scenes are linked together. Quindi io ho fatto la stessa cosa. È come se fossi stato lo spettatore di un film di Kulesov. Guardavo delle immagini e mi sono venute in mente delle possibili storie da raccontare, fino a che si sono precisate sempre di più. So I did the same thing as somebody who view a movie. I put together different images and try to make a story from them. Poi sono uno storico di formazione, quindi è chiaro che facendo un giro per la Germania, passando da Berlino, ero stato a Berlino Est anche, quindi
mi è venuto in mente questo tipo di storia. A qualcun altro avrebbe potuto venire in mente una storia diversa. The fact that I'm an historian, obviously, is something that makes historical events significant for me. So this is the story that I thought about, because I'm an historian. Probably somebody else would think of a different story. Voglio rispondere alla una domanda sul montaggio. I would like to answer a question about editing. Allora, il montaggio è stato lungo perché è stato fatto durante i tempi disponibili. Well, the editing was very long because it was made when I had time to do it. La cosa più lunga, la più difficile, è l'equilibrio nella narrazione. Questa è la cosa più difficile da ottenere. The most difficult thing to obtain, putting all these images together, is the equilibrium in the narration. Trovare la giusta misura tra le scene d'azione, quelle più sentimentali, quelle di racconto storico. Ecco, questo è molto complicato perché si lavora molto sul dettaglio, quindi questo ha richiesto molto lavoro. Well, it was very difficult to find a balance between different kind of images about, I don't know, images of war, images of love. So all these things, it was very difficult to balance everything together. E il montaggio l'ho fatto interamente da solo, perché conosco molto bene Final Cut e poi mi occupo di cinematografia, insomma, una cosa che so fare bene, quindi da un punto di vista tecnico non ho avuto bisogno di nessuno. Well, I did the editing myself because I'm an expert in using tools like Final Cut, so I was able to do it myself without anybody else. Ecco, una affermazione importante potrebbe essere questa, un po' provocatoria anche. Continua, Alberto. Sì. L'affermazione potrebbe essere questa: oggi un regista non è detto che sappia creare una storia, perché se non sa montare non sa creare nessuna storia da quello che ha girato. E un montatore sì. Normalmente un montatore è in grado di creare una storia da qualsiasi girato abbia a disposizione, per cui è un ruolo da rivalutare completamente. Well, editing is a very important element in the construction of a story. It is more important than directing. Probably a director isn't able to make a story, but somebody who is editing the story, he could certainly do it. Invece, Alberto, una riflessione rispetto a queste modalità di fruizione. Secondo me è un po' innovativa, non ho visto da altre parti altri che hanno fatto quello che stiamo facendo adesso noi. Abbastanza innovativo anche questo aspetto. Sì. Well, what about all these way of watching the movie through new technologies, all these different means, these digital means? Sì, dunque, questo dimostra veramente che ha ragione Ken Loach. Il regista Ken Loach ha ragione. Adesso dico che cosa ha detto Ken Loach. Ken Loach is true. In my opinion, Ken Loach is true. I'm going to tell you what it is about.
Egli ha detto che tutti possono raccontare delle storie, oggi ci sono le tecnologie e le possibilità per farlo, non possono esistere limiti. E bisogna uscire dal solito schema, diciamo, dell'eroe con la pistola in mano, se vogliamo, no? E le persone possono veramente raccontare, hanno la possibilità, perlomeno tecnica, di poterlo fare e di divulgarla. Divulgarla come noi stiamo facendo oggi, in questo modo originale. What he said is that everybody today is free and is able to construct, to tell a story and to publish or broadcast the story through new technologies, through digital technologies. È come l'autopubblicazione dei libri. Non siamo più obbligati a passare per le grandi multinazionali dell'editoria o della cinematografia o della discografia. It's like self-publishing. Everybody is free to publish a book, a movie, a story, anything in a digital way without using the formal channels. E quindi oggi ci si può concentrare molto di più sulla storia, e una buona storia non ha bisogno di grandi mezzi. So you can concentrate more on history than on the way of how to do it. A good story is something which is, it doesn't matter the technology you use and the means. Questo film è costato in tutto circa 600 euro, più o meno. The cost of this film was about 600 euros. E in questi 600 euro ci sono anche i costi di gestione di alcuni software, quindi le spese vive sono veramente poche. In this amount of money, in these 600 euros, there's everything, even the cost of the software to make the film. Oggi il cinema, il racconto cinematografico non può più essere nelle mani di una elite. Today making films is something that doesn't belong to an elite, to few people, but it's something which is free and everybody can really do it. Tutti possono raccontare. Bisogna aiutare le persone a farlo. Everybody can tell a story. We have just we need to help people help people telling stories. Allora Alberto, io chiuderei, se mi consenti, con la domanda di Alessandra, che riporta tutto da dove forse è partito, ovvero come si può tradurre questo lavoro in un progetto scolastico? Ma guarda, io... Translate this work, this movie, into an instructional project? Si può tradurre in un progetto didattico, in un progetto formativo, anche in un progetto formativo aziendale, nel campo dello storytelling. Si può fare tutto questo? Well, it's not a problem to make it an instructional project, even in a business area. Però io penso che le persone adesso... penso che sia più bello se le persone adesso pensino a sviluppare la propria creatività e a comunicarla. Questa è la cosa più bella che si possa fare, perché la creatività è contagiosa. But what really matters for me is the fact that people should enhance their creativity, should use their creativity and, you know, try to be as much creativity as creative as possible. Io mi aspetto di vedere tante storie.
tante, delle persone più diverse, delle persone più disparate. Abbiamo bisogno, in questo mondo grigio, che la creatività esploda, che sia nelle mani di tutti. I'm just waiting to see more and more stories, because we need stories and we need creativity. Ottimo Alberto, questo è un bellissimo auspicio. Sono rientrato in webcam giusto per salutare, perché il nostro tempo è veramente scaduto. Come possiamo chiudere, Alberto? Ringraziando sicuramente tutti i partecipanti. Beh, certo, prima di tutto grazie a tutti. Ho letto quello che avete scritto e da quel che ho visto siete rimasti soddisfatti sia della storia, anche dell'equilibrio così poetico. Mi ha fatto piacere, perché penso ci sia della poesia, ho voluto che ce ne fosse, è stata proprio una ricerca, questo è importante. E, sì. E poi do il tempo a Marcello di tradurre. I'm very happy that you appreciate this work, this story. I would like to thank you all. E poi sono contento anche del fatto che abbiate apprezzato il messaggio, così, non solo di valore della storia, ma anche di quello che significa dal punto di vista della produzione di una narrazione. Quindi la possibilità veramente di utilizzare la creatività di cui noi tutti disponiamo. Oggi abbiamo gli strumenti per poterlo fare. Bisogna cominciare a farlo. I'm happy that you appreciate not only the story, the movie, what the movie tells, but also the creativity that is behind the movie. And today, each of us can use this creativity for to produce something, to tell a story. E quindi scrivetemi, io posso molto volentieri mettere a disposizione quello che ho imparato, metterlo a disposizione di tutti, ma le storie sono le vostre storie e sono la cosa più importante. So, I'm here ready to help everybody, but everyone has his own stories. Ok, Marcello, se vuoi aprire la webcam giusto per i saluti, grazie Alberto per le emozioni che ci hai fatto vivere questa sera. Magari vediamo a settembre di ripensare qualcosa insieme. Grazie anche a Marcello per l'ottimo lavoro di traduzione che abbiamo fatto. Ho cercato di rispondere nel frattempo ad alcune delle domande, però chiaramente non sono riuscito a farci dietro. Però hai la lista di tutto il testo. Ho la lista del testo, ti invierò il report completo, poi vedrai tu come gestirla. E così poi attraverso i social potremo sicuramente stare in contatto, io poi continuerò questa discussione per iscritto, in modo pubblico. Cioè. So we can keep in touch with everybody through social networks and every mean, you know, to keep on going with this discussion. Ok, allora grazie a tutti, una buona serata e a risentirci presto. Grazie, grazie, ciao a tutti, arrivederci, grazie ancora. Di... Un applauso a te, Alberto, veramente, non c'è dubbio. Applauso a voi, grazie a tutti. Grazie Fabio, perfetta l'organizzazione, grazie.